Io sono uno studioso di lingue antiche. Da 25 anni mi sto applicando esclusivamente alla conoscenza approfondita delle lingue della sponda sud del Mediterraneo, cioè quelle semitiche, quella sumerica e quella accadica e quella egizia. Ho scoperto che un tempo, avevano ragione gli ebrei, un tempo esisteva nel Mediterraneo una lingua unica, la lingua unica del Mediterraneo, che poi è la lingua unica che si è espansa in tutto il mondo, differenziandosi col passare dei millenni in tante lingue parcellizzate. Ovviamente nei miei studi sono andato in profondità in una direzione, discostandomi da quello che era il campo d'indagine proposto da tutte le università sarde, italiane e del mondo, le quali per quanto riguarda la glottologia, cioè lo studio delle origini del linguaggio, propongono per tutto il Mediterraneo, per la lingua italiana e per la lingua sarda, un'origine categorica che è quella della lingua latina. Però io mi ero già, non da oggi, da quando mi sono laureato, mi ero accorto che con la lingua latina non riesce a dare nessun risultato specifico quando si indaga la lingua sarda. Allora mi venne il dubbio e da 25 anni fa ho iniziato a utilizzare anche i dizionari appunto semitici o egizio. E così finalmente sono riuscito a scoprire le origini anche della lingua sarda, la Sardegna non è stata conquistata da nessuno di quei popoli, ma semplicemente parla ancora oggi, grazie all'insularità di allora, un tempo era quasi irraggiungibile se non da guerrieri o da mercanti. Ha mantenuto la sua insularità e pertanto la sua peculiarità di un linguaggio che proviene nettamente dall'Homo sapiens, nel senso che l'Homo sapiens, nello scendere dall'altopiano etiopico e giungendo al delta del Nilo, propagò questa lingua che nelle sue radici è rimasta identica ancora oggi, non solo in Sardegna, non solo in Italia, ma per tutto il Mediterraneo e per tutta l'Europa. Infatti, proprio per dimostrare scientificamente questo risultato, ho tradotto finora tre dizionari. Il dizionario della lingua sarda, il dizionario della lingua gotica e poi il dizionario della lingua sassarese, il dizionario etimologico per mostrare l'origine di tutte queste parole. Bene, mi sono reso conto che la lingua gotica ha la stessa origine del dialetto sassarese e della lingua sarda, e della lingua italiana, e della lingua latina, della lingua greca e così via, la stessa origine. E andiamo oltre. Qui io inizio con la parola sarda italiana anche, che è collegata con ancora. Vedete la base da dove deriva? Dall'egizio ank, legare, trattenere, incatenare. E qui mi sono portato un brevissimo elenco di parole per mostrarvi che tutta l'Europa è concatenata dalle stesse radici. Per esempio, Alba, ce l'abbiamo Alb, anche in tedesco, Alb, che significa le alture delle Alpi, appunto. L'alba ce l'abbiamo anche nel latino Alba, che poi diventa italiano, che significa letteralmente il momento in cui tutto diventa freddo, però è anche il momento in cui tutto diventa chiaro. Infatti, per alba si intende più che altro il biancore del cielo, si intende, però per alba si intendono anche le Alpi,
Le Alpi perché? Perché un tempo, specialmente nell'era glaciale, quando l'Homo sapiens sviluppò il proprio linguaggio, le Alpi erano tutte bianche, tutte, fino ai 400 e 300 metri, fino quasi alla loro base. E la parola deriva dall'accadico Alpu, frost, ice, cioè insomma brina, ghiaccio. Baro, la parola baro, ne prendo una a caso, italiana. È la prima parola che i monaci cristiani, i preti cristiani inventarono nel territorio mediterraneo. Baro, che significa colui che bara il gioco, che inganna. Ma in origine era una parola carica che significava sacerdote, era l'esperto nell'estispicio e così via. Pertanto i sacerdoti cristiani dovevano dire: guardate che quello baro, ma per baro intendiamo eccetera, e così si è trasformata la parola. Anche la parola para, per esempio, in Sardegna, para, frate. Para non deriva da para, pater, come dicono qualcuno, no, no, e deriva proprio dall'accadico babilonese parum, cercare, perché i primi monaci erano cercatori. Facevano voto di povertà assoluta, erano cercatori e andavano a cercare. E infatti questo para ce lo troviamo addirittura raddoppiato, papar, addirittura nelle isole Shetland. Apparve per la prima volta nelle isole Shetland nel 400 d.C., cioè all'inizio del cristianesimo. La parola ciao, tutti dicono che deriva dal veneziano ciao, schiavo. Non è vero assolutamente. Ciao è un segno di amicizia profonda che è proprio il contrario di schiavo tuo, eccetera, che lo si diceva solo davanti ai nobili. Ciao deriva direttamente dall'egizio, è identica la parola. Merla, i giorni della merla. Significa, in sumerico significa letteralmente i giorni della tramontana, mirla, mirla, vento di tramontana, mir più la, recare, i giorni sottinteso che recano i venti di tramontana, mirla, merla, guardate un po' come piccolo il mondo, paracu, assassa, assassa, tutti dicono paracu dall'italiano paracqua, che para l'acqua. Il parapioggia. No, paracu viene dall'accadico paracu, che significa sbarrare, impedire. Ecco da dove deriva il parapioggia, che un tempo non si usava. Figuriamoci, deriva dall'accadico. Rosa, e veniamo ai cognomi qua. Rosa. Rosa, sì, rosa, rosas, de rosas. Significa in babilonese incantesimo, erano gli incantesimi che le donne facevano per accalappiarsi un uomo. Cocco, un altro cognome sardo. Beh, ai tempi dei babilonesi c'erano molti incantesimi, si può dire che furono loro assieme agli egizi ad aver inventato gli incantesimi, no? Cocco, il cognome Cocco. Cocco significa letteralmente babilonese, accadico, eccetera, sumerico, significa dolce. Ce lo ritroviamo anche nel nome Coccodè, che molti dicono Coccodè indica la gallina perché la gallina dice Coccodè. Io sfido chiunque, anche un bambino di un anno, a dire a tutti quanti che la gallina dice Coccodè. Non è vero. E basta. Quello dice la gallina. Coccodè è una parola italiana e sarda che indica colei che fa le uova. Questo Coccodè è collegato addirittura col nome Deus, che non è solo latino, è sardo, Deu in sardo. E allora Coccodè cosa significa? Cocco, sempre in sumerico, cocco dolce. Dolce perché le uova un tempo erano preziosissime e perciò venivano considerate come dolci. Cocco de, de in sumerico significa generare, produrre. Perciò Cocco de è la fattrice delle uova, dei dolci. De, generare. Deu, generatore, u, universo.
Deu significa generatore dell'universo, colui che ha creato l'universo. Arba, un altro cognome, viene dal sumerico Arbar, preghiera al folgorante, Dio, cioè la luce del sole, il sole che folgora. E in pratica Arba non è altro che l'antico saluto al sole che si faceva la mattina, Arba, da cui il cognome. Perché questo cognome? Perché moltissimi cognomi antichissimi di 2, 3, 4, 5 mila anni fa erano dedicati alle donne. Ecco, tramite il dizionario che ho scritto dei cognomi sappiamo, impariamo che un tempo c'era il matriarcato, perché la maggior parte dei cognomi sardi sono al femminile. Cocco, l'abbiamo detto, dolce, era un nome di donna. Arba, preghiera al folgorante, era un nome di donna dedicato all'aurora. Perra, perra, e dicono una parolaccia, perra. Perra significa letteralmente tempio del dio Ra, tempio del dio sole. Perra, perciò era un nome di donna di estrema importanza. Achena, Achena è una abbreviazione di Akhenaton, e ho finito lì, perciò nome di uomo. Capra, Capra, il cognome Capra in Sardegna, collegato al faraone Capra, Cafra o Kefren, sì, si usava la parola Kefren o Cafra, e c'è rimasto il cognome Capra. Kappa, il cognome Kappa, abbiamo il cognome Kappa in Sardegna, che è lo stesso nome del Cheope, veniva scritto come Kappa, il faraone Cheope, per dirne uno, perciò nomi maschili. E tutto è perché abbiamo un sacco, noi abbiamo centinaia di cognomi egizi in Sardegna. Ma non perché gli egizi ci hanno conquistato o perché è grande, no, no, semplicemente perché noi parlavamo un tempo la stessa lingua degli egizi, tutto qua. E veniamo alla geografia. Norge, Norge, Norge è quella che noi chiamiamo Norvegia. Norge è un bicomposto, nor, luce, bagliore, ge, ce l'abbiamo anche in greco, ge, terra, in sumerico è chi? Norge o Nurki, da cui il cognome sardo Nurki, dopo se volete ne parliamo. Norge significa letteralmente la terra dei bagliori, nur, bagliore, luce, bagliore. Pertanto già i sumeri, già gli egizi, 5-10.000 anni fa, conoscevano alla perfezione le varie ubicazioni in Europa. Anche la parola nord, se voi aprite tutti i dizionari d'Europa, non sanno tutti i dizionari etimologici, quelli che cercano l'origine delle parole, non sanno da dove deriva nord, sanno solo dire, ah, quella è una parola spagnola, e gli spagnoli scrivono, no, no, quella deriva dagli inglesi, ma no, è francese, ma no, che è italiana. Scrivono queste fesserie. Nord, letteralmente in sumerico è nur, luce, o nuru, luce, bagliore, du, che significa prigione, nur, du, la prigione della luce. Infatti nel nord non c'è luce, 6 mesi all'anno, eccetera, eccetera. E rimanendo alla geografia, ecco, la faccio brevissima, Greenland, la Groenlandia. Ce ne hanno detto di ogni colore, anzi ci hanno detto semplicemente che la Groenlandia significa la terra verde, è la terra verde, e hanno inventato anche le storielle che fino al VI secolo d.C. lì era tutto un prato fiorito. Ma io ho guardato la carta geografica, il mappamondo. La Groenlandia è allo stesso parallelo dell'Islanda. L'Islanda, già Tacito ai tempi di Cristo, diceva che l'Islanda, non a caso gli inglesi ancora oggi la chiamano Iceland, la terra del ghiaccio, diceva appunto che quella era l'ultima Thule che non si riusciva a raggiungere perché era una terra di ghiaccio e di fuoco. Già da allora sapevano che era vulcanica. Greenland deriva semplicemente dal norvegese grun, da cui l'inglese ground,
con la D finale, Brum e Land, significa territorio della terra sacra, del luogo dove io vivo. Perché questo? Perché prese questo nome? Prese questo nome, la Greenland, da Erik il Rosso, il quale era un assassino e scappava dalla Norvegia perché lo cercavano per impiccarlo. E allora lui si trasferì prima precipitosamente in Islanda, dove però appena saputo chi era lo fecero sloggiare. Allora, siccome era un baleniere e i balenieri conoscevano bene i mari del nord, si rifugiò nella Groenlandia, che fu chiamata da allora la terra del sacro suolo, il sacro suolo per lui e per gli amici balenieri che l'avevano seguito. Ecco da dove deriva Greenland, e non tutte queste favole che immaginano tanto per mantenere le loro cattedre questi signori. Vichingo, anche il vichingo, viking, è una parola sarda. Sarda è italiana. Vichingo si deve dividere in due: viking, vic, vicus in italiano, la stradetta stretta, e sappiamo perché, i fiordi. Ing, ce l'abbiamo in sardo, incu, businku, lurisinku, sussinku, abitanti di Sorso, di Luras, di Bosa e così via, incu, da cui incue, in quel luogo e così via. Pertanto vichingo significa letteralmente colui che abita nei vicchi, nei vicoli, cioè nei fiordi. È semplice tradurre nelle lingue europee. Roma, hanno inventato addirittura la parola rum, potenza. Ma Roma, quando nacque, andate in Campidoglio e lo saprete dal Museo Capitolino, sapete che la prima, all'inizio di Roma, erano tre capanne di paglia, di pispisa. Ditemi voi se quelle tre famiglie pastorali dovevano chiamare potenza la loro città. Parola egizia. Distretto idrico, Roma. Roma significa distretto idrico, da cui il Romolo, Romo più Lo, Lo dal sumerico Lu, colui che viveva nel distretto idrico, Romolo. Mo, Ro, Mo, abbiamo anche la radice in Mosè, Romo, Mosè, cioè Mo o Mu. In egizio acqua, e anche in sumerico Shed, colui che galleggia nel fiume, perciò Mosè, quello che galleggia nel fiume, perché fu trovato in una cesta. E adesso qua andiamo più veloci. Carnevale, vedete da dove deriva, andare contro il potere. Carnasciale è un po' la stessa cosa, carniscialo, distruzione del potere, dei potenti. Questo scialu ce lo troviamo anche nell'italiano scialo, strappare a pezzetti, lo scialo, lo spreco, distruzione dei beni. Pertanto carnevale ha questo significato, da cui il sardo carrasciale, che è un po' una parola italianizzata, però in sardo abbiamo anche carrasegare o carresegare, dipende dalle zone, che come vedete deriva sempre dall'accadico carnu, potenza, potere, sehud, rivoltarsi, distruggere, per cui rivolta contro il potere. Maschera, ci avviciniamo pian piano all'argomento centrale. Maschera, vedete che significa volto finto, sempre dal sumerico o dall'egizio, che sono quasi le stesse lingue. Rivolgere parole schiette significa maschera, ed entriamo in medias res, come dicevano i latini. Entriamo nell'argomento dei misteri. Vedete voi stessi da dove deriva la parola, è una parola egizia, significa letteralmente recita rituale della divina essenza di Osiride. Cos'era questa divina essenza? L'abbiamo già visto prima in Mosè, in Roma.
è l'acqua, mu, che dagli antichi veniva considerata il seme, lo sperma del Dio onnipotente che fecondava la terra. Ecco, questa è l'acqua, è la divina essenza di Osiride. Più ci mettiamo questo Set, recitazione, da cui la parola inglese Set, che è il posto dove si recita, il teatro, più Aru, rito, cerimonia, Aru Eru, si pronuncia meglio Eru, rito, cerimonia, pertanto vedete là il significato. Misteri. Allora, fermiamoci un po', vedete voi stessi cosa significa. Questi misteri bisogna chiarirci una volta per sempre, perché ai misteri sono collegati i carnevali sardi. I misteri mai nessuno ha voluto capire cosa significano, e il motivo è semplicissimo, perché io sto parlando di religione, e quando in Italia, specialmente in Italia, si parla di religione, si parla automaticamente della Chiesa, del Vaticano, la quale non da oggi, ma appena Costantino diede il via alla religione cristiana, da quel momento hanno iniziato ad imperare, nel senso che hanno comandato loro, e tutto ha iniziato ad essere stravolto nella storia del mondo, tutto. Pertanto dei misteri non se ne parlò più, se non in termini negativi. Per esempio, i misteri vengono ancora praticati oggi, per esempio in Sardegna e non solo. E per esempio tutti sanno che la processione del Venerdì Santo è preceduta il giorno prima, o secondo i casi addirittura il lunedì, per esempio vicino alla processione di Castelsardo, che se ne va fino a Tergu, parte di notte, è la processione dei misteri, la più importante di tutta la Sardegna. Io, per curiosità, proprio perché sono uno studioso, sono andato a vedere questa processione, interessantissima sotto il punto di vista del folklore. Però poi, quando al sorgere del sole tutta questa lunga processione arriva a Tergu, alla famosa cattedrale di Tergu, bellissima, favolosa, ecco che si inizia la messa, e al momento in cui c'è la predica si affaccia sul pulpito il prete per dire che i misteri, spiegare che i misteri sono, cari ragazzi, cari signori, quelli che vi siete portati appresso da Tergu, cioè e tutti gli strumenti, secondo la Chiesa, sono tutti gli strumenti che sono serviti per crocifiggere Gesù. Chiodi, martello, scala, eccetera. E infatti da Tergu Castelsardo a Tergu si portano appresso tutti questi strumenti, che vengono anche riproposti, gli strumenti, nei misteri che si fanno a Cagliari, a Sassari, dappertutto. Ecco, tutta questa messa in scena, non so come chiamarla, si perpetua in questo modo perché già i padri della Chiesa avevano stravolto la questione. Cioè avevano detto, in fin dei conti, che cosa sono questi vostri misteri? Non sono altro che mostrare gli strumenti che voi vi portate appresso per la coltivazione, eccetera. E infatti nei misteri, e qua veniamo al carnevale sardo, che in qualche carnevale si portano appresso l'aratro, vi portate appresso l'aratro e vi portate appresso questo, questi sono i vostri misteri, ah, bella cosa, e così li hanno cancellati dalla faccia della terra. Mentre i misteri sono una cosa di estrema profondità, i misteri non significano quelli da nascondere, nel silenzio, da non riferire a nessuno, no, perché se noi leggiamo, studiamo la storia antica, sappiamo che ai misteri partecipavano persino gli schiavi, partecipavano tutti. E siccome però erano di estrema importanza,
ai misteri parteciparono anche persone, addirittura Marco Aurelio partecipò ai misteri, Cicerone partecipò ai misteri e decine, centinaia di intellettuali dell'epoca, perché i misteri erano di una enorme importanza e dovevano essere conosciuti. Io in questo caso parlo dei misteri eleusini, perché ai tempi dei Cesari e di Cicerone i misteri eleusini, cioè quelli di Atene, erano i più importanti del Mediterraneo. Però i misteri cominciarono sempre in Egitto con il mistero di Osiride, il quale fu fatto a pezzi, eccetera. Poi la sua moglie, la sua parera Iside, andò a ricercarne i pezzi, lo ricompose, si fece fecondare e da lì nacque il figlio Ouru, di cui abbiamo in Sardegna ancora Sant'Oru, per esempio a Perdas de Fogo, che non è santo chissà chi, è proprio Ouru, si adorava Ouru, anche in Sardegna oro. Pertanto i misteri sono proprio nei misteri, in queste processioni, poi alla fine, a cui partecipavano principalmente le donne, erano il mistero del corpo che risorge in altri corpi, era il mistero della palingenesi, della metempsicosi, era questo, erano questi i misteri. E qui andiamo all'orfismo, perché in epoca storica scopriamo che i misteri vengono tramandati tramite l'orfismo. L'orfismo era una religione, sempre misterica, collegata ad Orfeo, che veniva considerato non un dio ma un semidio. In realtà si era persa ai tempi degli antichi greci, già 600 anni prima di Cristo si era persa la memoria, perché di Orfeo abbiamo l'etimologia egizia, Orpheus era l'iniziatore dei misteri, secondo i greci, però Orpheus non era altro che l'epifania del sommo Dio, che era Baal, che illumina le tenebre. In tutta la Sardegna, poi ci arriviamo, noi abbiamo testimonianze del dio Baal, poi detto in altro modo Baalu, Baaluirde, da cui, lo dico già in anticipo, da cui la trasformazione da Baaluirde o Baluegli, come dicono a Sassari, in Valverde, la Madonna di Valverde. Hanno trasformato tutti i preti, ma un tempo non era altro che il dio Baal, il grande dio Baal. Ecco cosa significa Orpheus. Ecco, Orpheus era chiaramente, come tutti le entità maschili dell'antichità, era collegato con sua moglie Euridice, Euridice. Vedete da dove deriva questa dea che si nasconde, che fa fallire le imprese, e infatti Orfeo non riesce a portarla su dall'inferno e reimpossessarsi del suo amore. Questa Euridice indica niente po' di meno che il mito del folle desiderio dell'umanità di conoscere la natura di Dio. Pensateci un po'. La natura di Dio era così profonda presso gli antichi, oggi ce lo siamo dimenticati, o molti non pensano neanche a cosa sia Dio, ma non perché credano o non credono, perché la religione, così come ammannita attualmente, non è credibile, ecco tutto lì. E allora ecco perché abbiamo un sacco di persone che non vogliono andare oltre. Comunque Euridice significava questo. Ecco, abbiamo anche l'esempio di Semele, o Semele in greco, che era colei che generò Dioniso col seme di Zeus, il dio sommo dei greci. Semele, tutti sanno, che chiese a Dio, quando era incinta, a Zeus,
Dio in greco si dice Zeus, ma è la stessa parola. Chiese a Zeus: guarda, io non ti voglio vedere nella tua effigie umana, ti voglio vedere nella tua effigie divina. Lui cercò in tutti i modi di impedirglielo. Quando alla fine lei volle assolutamente vedere l'effigie divina di Zeus, rimase folgorata, come tutti sanno, perché Dio di per sé non può essere nemmeno pensato. Io ho tentato varie volte, ma l'idea di capire chi è il Dio dell'universo mi annichilisce il pensiero, non riesco ad andare oltre. Ognuno ci tenti per conto suo. Tutti rimangono folgorati dall'idea di Dio se solo cercano di immaginarselo, perché non è possibile immaginare Dio. E qua arriviamo appunto alle pantomime della resurrezione, delle quali ho già detto, parlando di Osiride e Dionisos, che è il creatore dell'universo anch'egli. I greci hanno inventato un'altra favola su Dioniso, che fu fatta a pezzi dai titani, perché Zeus l'aveva proposto come suo successore al trono. I titani lo fecero a pezzi, però dimenticarono di mangiarsi il cuore, il quale dal cuore fu riattivato tutto. E vedete che significa: era anche lui uno dei tantissimi epiteti del dio dell'universo, Persefone. E fermiamoci sempre un attimo qua, ci arriviamo pian piano ai carnevali barbaricini. Persefone era uno dei due epiteti della figlia di Demetra. Demetra, lo dice anche la parola, era la dea della natura, Sacra Mater Mediterranea, è la dea della natura, e in greco veniva chiamata Demeter, che letteralmente significa dea madre mediterranea, sottointeso, la quale, tutti sappiamo, mentre coglieva i fiori con la figlia in un prato di primavera, la figlia venne rapita dal dio dell'inferno, da Ade. Insomma, per farla finita, dopo tanti anni di ricerca, prima di ricerca e poi di patteggiamenti con Ade, lei riuscì a ottenere che Persefone vivesse 6 mesi con lei e 6 mesi col marito. E ecco, da qua viene il nome Persefone, la figlia separata. Invece Core, che era un altro epiteto appellativo di Persefone, vedete, significa colei che entra nell'oltretomba, colei che sta nella oltretomba. E qua ci avviciniamo ancora di più ai carnevali barbaricini. E nell'inferno, nell'Ade, chiamatelo come volete, entrarono un po' tutti: Centro Iside, Osiride, Dioniso, Adone, Attis, Balu, cioè Baal, Tammuz, il dio dei babilonesi, Centro Gesù, e c'entrò anche Orfeo, Gilgamesh, Ulisse, Enea, Prometeo e Sant'Antoni. Ora, non so se a tutti sono chiari questi nomi, chi non ha studiato letteratura classica, chi non ha fatto, insomma, gli sarà difficile, però non posso qui spiegare tutto contemporaneamente. Tutti questi entrarono e uscirono dall'inferno, e qui entriamo nella dottrina metafisica, che spero abbiate almeno annusato da quanto ho detto prima. La dottrina metafisica, già con gli antichi egizi e poi con gli antichi greci, divenne pantomima, dramma scenico,
poi lo vedremo meglio, in egizio andavano, siccome era tutto acqua, nel delta c'erano cinque rami, figuriamoci, se ne andavano a celebrare il cosiddetto carnevale, il dramma scenico annuale in onore di Osiride, se ne andavano sulle navi. Il Navigium Isidis, detto alla latina, lo chiamavano la nave di Iside, dove salivano tante persone mascherate, ognuna delle quali aveva il suo da fare nel rappresentare una parte dei misteri di Osiride, è l'aratro, è la semina, è l'uccisione, è qua e là, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli non erano altro che i nostri carnevali. Rappresentati anche presso l'antica Grecia, e poi da lì, come sapete, nelle sacre rappresentazioni greche, da lì nacque addirittura la tragedia e la commedia che noi conosciamo alla perfezione. In Sardegna tutto questo non successe, non arrivammo a creare la tragedia della commedia. Quella è un capitale che spetta storicamente ai greci, però andiamo oltre. Gli scrittori romani descrissero il carnevale che si teneva per esempio ad Oea, l'attuale Tripoli, Oea. Ecco, lì circolavano i carri carnevaleschi, sempre. E dove si scambiavano i canti amebei, poi spiego cosa sono i canti. Il Navigium Isidis, pur essendo un carro tirato da buoi, era chiamato ancora lì ad Oea Navigium Isidis, la nave di Iside, era carico di attori tutti mascherati e ognuno imitava proprio gli antichi misteri. La barca, ho scritto qua, che era il ponte del trapasso, in pratica, il confine tra la vita e la morte, dove si celebra l'eterno rito di morte-resurrezione, perché tutto questo sono i misteri. Il carro era presente anche nei misteri eleusini in Grecia. Tzetzes, che era uno scrittore dell'età bizantina, in una nota al Pluto di Aristofane scrive che le donne ateniesi, mentre si recavano sui carri a celebrare i misteri, si scambiavano ingiurie, dette ingiurie del carro. Badate bene, noi abbiamo. Queste, dopo lo spiegherò meglio, abbiamo queste ingiurie ancora conservate in Campidano, nelle Cantu Desei, su Cantu Desei, che significa canto di sfida nelle mie traduzioni. Il canto amebeo in greco significa canto di sfida, è letteralmente di botta e risposta. Si scambiavano tutti i canti amebei, ne parla addirittura Omero. Ne parla, perciò i cantori omerici iniziarono a scrivere immediatamente dopo la guerra di Troia, pertanto Omero ne parla già quantomeno dal 1200 a.C., Omero o chi era Omero. Noi questi canti ce li ritroviamo ancora in tutti i carri che oggi connotano non solo i carnevali barbaricini, ma connotano anche le più grandi processioni del santo o della santa, perché oggi tutto è trasformato, ma, così come i misteri in Grecia si celebravano due volte, in Sardegna questo succede per i vari santi che ora si celebrano in un giorno, ora in un altro, a parte il carnevale dove arriveremo fra poco. Ecco, però in questi carri, guardate un po', guarda caso, oggi sì, c'è anche qualche bel maschietto. Ma in genere ci sono le donne nelle tracas, per esempio, le tracas di Sant'Efisio, per esempio, ci sono le donne, ma prima c'erano solo le donne, i maschietti non c'erano e tra di loro cantavano i trallallera. Guardate cosa significa trallallera. Va bene? Perché le donne potevano uscire di casa un tempo soltanto nelle grandi feste per cercarsi il marito.
Ecco, e da qui appunto abbiamo i mutu. Leggete che il mutu non è altro che sempre in sumerico, in accadico, in egizio, non è altro che la disfida cantata su mutu, che ancora oggi si scambiano, nel sud Sardegna sono famosissimi i canti della disfida cantata. Mutetu la stessa cosa, più però qua ci hanno aggiunto etu che significa parlare con incantesimi. Incantesimi nell'antichità, per incantesimo si intendeva solamente l'atto religioso, pertanto la sfida amebea con gli incantesimi annessi e significa letteralmente una sfida amebea massacra. Massacra, perché tutto era sempre in onore del Dio dell'universo. Non dimentichiamolo mai, pertanto tutte queste rappresentazioni erano sacre per eccellenza. Ecco, l'ho già detto, tutte queste non sono altro che pantomime di morte e resurrezione, dove muore e risorge Osiride, Dionisos, non vi narro la storia di Dionisos, ma credo che tutti o quasi tutti la conoscano. Rientra qua nella morte anche il maiale sbranato, poi ne parlo, perché insomma nei misteri eleusini si porta le donne perché erano celebrati specialmente dalle donne perché erano riti di fecondazione e rinascita, perciò la donna aveva il diritto primario di partecipare ai misteri eleusini perché solo la donna è portatrice del bambino appunto che viene fecondato e poi lo fa nascere. È per eccellenza è l'espressione della morte e della risurrezione la donna. Si portavano appresso al guinzaglio un maialino che siccome per arrivare a Eleusi c'era anche il mare, i greci, queste donne greche, insomma, entravano in acqua assieme al maialino, lavavano bene il maialino e si lavavano bene anche loro, si purificavano e arrivavano a Eleusi dopo 12 km, mi sembra, col maialino pulitissimo e loro pulitissime. Il maialino lì veniva immediatamente preso, quasi sempre crudo e vivo, sbranato, perché bisognava sbranarlo come fu sbranato Dionisos dai Titani. Cioè sbranato e mangiato crudo, e così normalmente facevano. E abbiamo Adone, come pantomima di morte e resurrezione, Adone, sempre collegato al maiale, ma in questo caso al cinghiale. Adone muore per una zannata del cinghiale all'arteria femorale. Zorzi, ecco, e tutte le vittime barbaricine. Seguono la stessa sorte. Infatti, molti non si sono mai chiesti perché i Mammutones, e non solo loro, ma anche in altri carnevali barbaricini, le maschere avanzino zoppicando, cioè facendo quel salto strano dei Mammutones. È l'imitazione, che oggi l'abbiamo persa. È l'imitazione di Adone, del dio Adone, il dio della natura, il dio della resurrezione, che veniva appunto colpito a morte dal cinghiale. Pertanto vedete il rapporto che c'è di morte e resurrezione col maiale e col cinghiale, poi vi spiegherò perché. Giolzi chi è? Giolzi Moro, Giolzi o Zorzi o Giorgio, secondo le zone, è il pagliaccio che viene portato fino alla fine, il martedì grasso, fino alla fine del carnevale. Quando il carnevale finisce, questo fantoccio viene preso e messo sul rogo, Giolzi, non so da quali paesi voi provenite, ma Giolzi, Zorgi, eccetera, Giorgio è noto in mezza Sardegna come fantoccio che viene portato al rogo. Naturalmente viene portato al rogo perché rinasca, perciò il rito di morte e resurrezione. Questo è il fogarone di Bottida, alto come un palazzo, un fogarone enorme.
meraviglioso. A Bottida ancora oggi c'è una scenografia meravigliosa del carnevale. Inizia il giorno di Sant'Antonio Abate, che noi chiamiamo Sant'Antonio su Vogo o de su Borco. Sant'Antonio su Borco. Sant'Antonio su Borco. Ecco, iniziano con un gigantesco focolare. E qui appunto iniziamo nell'elemento fuoco, perché il carnevale ha due, in Sardegna ha due elementi fondamentali: il fuoco e l'acqua. Parlo rapidissimamente del fuoco, poi arriviamo all'acqua. Il fuoco si vede nella Candelora, in Sosturpos, Turpos e in Sant'Antonio e su Vogu. Candelora. Intanto c'è la Candelora a darci fastidio. La Candelora è una festa cristiana che si festeggia il 2 di febbraio, in pieno carnevale, per dare fastidio al carnevale. Candelora, vedete che cosa significa? Un tempo significava la torcia che illumina gli imprigionati. Pertanto ritorniamo sempre a coloro che devono riscoprire la propria essenza divina. Veniamo, a, se volete, anche alla famosa idea platonica di chi era relegato nella buia grotta, eccetera. Candelora, sì, ancora oggi sempre si è celebrata di notte, per ovvie ragioni, perché altrimenti le candele non si vedono. Bisogna illuminare il buio con le candele. Però se voi interrogate i preti, loro dicono che la Candelora viene fatta, viene celebrata in onore di Maria, la quale dopo 40 giorni andò al Tempio a purificarsi, perché le donne ebraiche dovevano purificarsi dopo il parto. E dico andò di notte, dicono andò di notte a purificarsi. Non è vero, perché storicamente si sa, lo sanno anche i bambini, che il Tempio di Salomone veniva chiuso categoricamente al calar del sole. Perciò non è vero che Maria andò lì a purificarsi al tramonto, non è vero. Comunque sia, Candelora, ci hanno espropriato anche di questa processione, no? La Candelora è sempre collegata col fenomeno dell'illuminazione. Ma fermiamoci a Sosturpos. Sosturpu è come un tizzone, come tutti sapete, un tizzone vagante, è nero in ogni senso, nella faccia, nel pastrano, in tutto, e non si vede, solo gli occhi per ovvie ragioni riescono a illuminare. Vedete, deriva dal babilonese surpu, shurpu, bruciatura, incinerazione di legna. Legna da ardere, questo significa surpu. Io sto andando veloce, perché altrimenti per tutto quello che sto dicendo ci vorrebbero almeno 10 giorni di lezione. Va bene, però ecco, andiamo oltre e arriviamo rapidamente ad Antoni. Antoni non è altro che il dio Aton, il dio sole, colui che brucia, eccetera. Nel Mediterraneo ci sono, non sto a elencarvi, centinaia e centinaia di parole o di nomi propri o di toponimi che aggiungono una N. È un fenomeno tipico, è una legge linguistica tipica del Mediterraneo. Se ve la vedete senza T, abbiamo Atoni uguale al dio Aton, che era il dio sole. Antoni, questo Antoni che scende, questo prete che scende all'inferno per restituire il coso, il fuoco all'umanità, capite che è antistorico, perché Prometeo, c'è già la storia di Prometeo, la storiella di Prometeo, che era un titano, Prometeo, che era sceso agli inferi, all'Ade, per recuperare il fuoco che Zeus aveva negato agli uomini, perché gli stavano sulle palle gli uomini. Insomma, in due parole, non sto a narrare il mito per cui gli uomini avevano offeso Dio, lo offendono sempre gli uomini Dio. Se guardate, se leggete la Bibbia, Dio è sempre incazzato contro gli uomini, talché gli manda inondazioni, gli manda calamità di ogni tipo, è sempre incazzato contro gli uomini Dio, e lo rappresentano così.
Antoni. Vedete cosa significa dall'egizio? Voltarsi indietro, più un è il dio dell'esistenza, il dio generatore. Antun, dio genitore misericordioso, significa cioè colui che si volta indietro verso l'umanità. Questo è altro che il dio vendicatore, questo è Antoni, significa solo questo. E si accompagnava al maialino per un semplicissimo motivo, perché già gli antichissimi nostri progenitori avevano visto nel maiale, nel cinghiale, un elemento che arava la terra. Se voi osservate un maiale in libertà, specialmente dopo la pioggia iniziano a grufolare per terra arando tutto quello che trovano. Una volta mi hanno fatto perdere nel supramonte, ero in pieno supramonte e dopo una pioggia, aveva piovuto quasi tutto il giorno, finisce la pioggia, non trovo più la pista, avevano arato ettari tutti i cinghiali. Non si trovava più, meno male che conoscevo la zona e mi sono salvato. Per dire, arano continuamente, infatti gli antichi egizi avevano una venerazione del maiale, non lo mangiavano mai e quando c'era l'inondazione del Nilo lasciavano che terminasse e poi liberavano i maiali tramite i quali aravano tutte le loro terre. E tutto questo, signori, avveniva prima dell'invenzione dell'aratro. Poi l'aratro fu inventato esclusivamente osservando il cinghiale che ara la terra, perché i cinghiali, specialmente allora, avevano il muso molto acuto e poi una potenza eccezionale nell'arare. Oh, io ho visto arature di cinghiali di mezzo metro, è una cosa impressionante, impressionante. Porco, vedete che cosa significa? Significa aratro fertilizzante, porco. Ecco perché in Sardegna l'enorme maggioranza dei cognomi è porco. Ce li abbiamo dappertutto il cognome porco, per questo motivo, perché era uno degli epiteti del dio dell'universo, l'aratro fertilizzante, cioè in questo caso riferito all'uomo, il membro virile che fertilizza la donna. Questo significa porco. Beh, ci sono alcuni che addirittura, specie in epoca fascista, hanno voluto cambiare il proprio cognome porco, troppo brutto. Lo cambiamo in maiale, abbiamo alcuni in maiale, molto più bello, molto più bello. Alcuni invece maieli e così via. Ma andiamo oltre, non possiamo sostare, se no. E veniamo all'elemento acqua. Il carnevale si qualifica specialmente per l'elemento acqua. Vi ho già detto qual è il motivo, perché già gli antichi egizi aspettavano l'inondazione per fecondare le proprie terre. L'elemento acqua, che era l'essenza misterica del dio Osiride, l'elemento acqua. E qua arriviamo ai Mamutones. I Mamutones di per sé conservano due fenomenologie, quella del fuoco e quella dell'acqua. Vediamo un po', infatti noi possiamo tradurlo in due modi, guardate a voi stesso, dio creatore da bruciare con frastuono, sembrerebbe la prima traduzione, ma in realtà il mamutone di per sé non viene bruciato, non viene bruciato. Poi naturalmente qua, siccome so che ci sono esimi professori che possono dirmi la loro, poi qualcuno mi corregga o aggiunga, perché la materia è molto interessante, però mamutone potrebbe essere anche una corruzione di mumutone e torniamo all'elemento acqua. Tenete conto che in Sardegna abbiamo anche il cognome Mu, che molti dicono è forse riferito al mugito del bue, proprio, cioè come con una donna che una madre dicesse tu ti chiamerai mugito del bue, pazzesco. Mu aveva un significato
potentissimo, sempre collegato ai misteri. Perciò Mumutone, probabilmente Mamutone un tempo era chiamato Mumutone, che ancora oggi viene chiamato così in parecchi paesi del centro Sardegna. Mumutone, vedete cosa significa? Grande nuvola di pioggia, stando alla mia seconda interpretazione. Da questo punto di vista, anche Santo Antiogo, e il Sant'Antioco, che si dice che sia il protettore della Sardegna, insieme a Sant'Efisio, non si sa quali dei due sono in gara a diventare il primo protettore della Sardegna, ancora il clero non si è deciso. Però diciamo pure che mentre Sant'Efisio era chiaramente martire, non lo metto in dubbio, ma è un santo che proveniva dall'Oriente, Efis, viene da Efesos, dal greco Efesos, che era una città dell'attuale Turchia. Sant'Antiogo invece forse era tipicamente sardo, vedete qual è il suo significato. E non a caso Santo Antiogo fu celebrato, altro che Sant'Efisio, fu celebrato dall'Angius 200, 190 anni fa, 200 anni fa, come una processione omerica, immensa, meravigliosa. Da tutto il Sulcis a Sant'Antioco convergono centinaia, migliaia di carri, e torniamo al carro dei canti Amebei, di carri per festeggiare Sant'Antioco. Vuol dire che Sant'Antioco un tempo aveva un'enorme potenza sull'immaginario dei sardi. Non andiamo oltre. Un altro lemma che si collega con l'acqua è la danza carnevalesca di Ololai, vedete che significa? Era praticamente la danza della pioggia, perché dopo la sosta invernale della flora, ovviamente si chiede sempre acqua, i pastori e i contadini chiedono sempre acqua, perché le greggi hanno bisogno dell'acqua, i contadini hanno bisogno di acqua per far fruttificare i loro ortaggi primaverili ed estivi. E qua arriviamo su Cumponidori. Cumponidori, chi fa sgorgare l'acqua dai cumuli nebbi. Cumponidu, siamo sempre all'intersezione di M o N, Cumponidori. Cumponidori, se tentate di capire, non significa niente, il componitore. Ma cosa significa il componitore? Io sono riuscito a trovare l'etimologia. Se poi voi non siete d'accordo, a proposito, dovevo raccomandarvi di prendere appunti, perché poi spero che mi sia dato almeno un quarto d'ora di tempo per rispondere a eventuali domande, obiezioni, polemiche, sempre fatte civilmente. Questo è il vero Cumponidori. Infatti, su Cumponidori ha Sabippia de Maio, con la quale galoppa, affiancato da altri due assistenti, dando la benedizione col segno della croce. Questa Pippia de Maio un tempo doveva essere l'aspersorio, perché Pippia de Maio, andiamoci, Maio non è altro che una corruzione dell'accadico Macu, Macu, ce l'abbiamo in Sardegna, Macu, Sumacu, il matto. In realtà in origine era l'estatico, il profeta, lo sciamano. Ed è per quello che quando viene vestito non può neanche toccare terra. E così quando viene svestito dopo la sua rappresentazione, perché è un essere sacro. Lo considerano ancora oggi sacro, figuratevi com'era allora. Rappresentava il Cumponidori, Dio in terra. Allora, Maio abbiamo già visto che significa. Pipia, eccolo qua. Dall'accadico pium, raddoppiato, pipium, apertura, sorgente, tra parentesi, delle catterate del cielo. Per quello lui aspergeva l'acqua i fedeli, per ottenere la pioggia sulle messi e per le greggi. Abbiamo anche, in relazione all'acqua, su Maimone, a Onifedi, che è un fantoccio, vedete. Maimone viene
dall'ebraico, dall'accadico, maim, mamu, acqua, sempre riferito all'acqua. Infatti, non a caso, abbiamo anche le sorgenti di Mamone, dove ora sappiamo a 1000 metri d'altezza, in territorio di Bitti, ci sono le sorgenti di Mamone, che significa appunto le sorgenti dell'acqua. Non a caso il Tirso è il fiume più lungo della Sardegna. Poi abbiamo il fantoccio di Fone, Narcisu, che è destinato al rogo. In greco vedete che significa cosa? Narcissos. Dall'accadico naru, fiume, più chissu, stelo. Narcissu già un tempo significava stelo delle acque. Infatti i narcisi nascono lungo le sponde d'acqua o lungo i fiumi, come tutti sanno. Se in primavera voi andate per esempio alla Giara di Gesturi, in quei grandi laghetti, stagni della Giara di Gesturi, li vedrete pieni di narcisi, tutto attorno. È uno spettacolo, solo, a parte i cavalli che sono meravigliosi, che entrano, bevono, si divertono. Narcisu. Ecco, non è un caso che questo fantoccio di Fonni sia stato intestato, sia nato così, con questo nome greco. È riferito sempre a Narcissos, nel senso di quello del fiume, quello delle acque. E qua abbiamo l'ultima slide, io avrei finito. I Turcos di Ololai, o Trucos, secondo la pronuncia, sono letteralmente mascaras nettas, che significa maschere pulite, cioè non annerite di tizioni come i turpos, ok. Sono maschere pulite, si mascherano come ognuno di noi, come in qualsiasi carnevale italiano. Le chiamerò per questo mascaras nettas. Però evidentemente qui a Ololai sono intervenuti drasticamente i preti bizantini, perché furono loro a introdurre il cristianesimo. Sapete tutti che il primo paese della Sardegna dove fu introdotto il cristianesimo fu proprio Ololai, che era la patria di Ospitone, il re dei barbaricini. Ora non è vera la storiella che lui si convertì. Fu costretto con le armi a convertirsi perché il duce barbaricino Zabarda gli stava distruggendo tutti i paesi, li stava incendiando tutti i paesi, stava distruggendo la sua popolazione, e fu costretto a passare al cristianesimo, talché furono talmente selvaggi questi monaci basiliani che intestarono perfino la montagna di Ololai a Basilio, a San Basilio, che fu il primo santo d'Oriente. San Basilio, proprio gli hanno fatto uno sfregio agli ololaesi, e ora loro si vantano di San Basilio senza pensare che Basilio, San Basilio è un segno della colonizzazione profonda della Sardegna. Io ho terminato, pertanto chi volesse adesso intervenire, libertà di intervenire, di dialogare. Io sono pronto a rispondere a tutte le domande.